Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Carissimi, quest'oggi voglio ricordare in particolare Monsignor Santo Oscar Romero e tutti i missionari martiri della Chiesa. Ci sarebbe stata una veglia questa sera e non essendoci la veglia, lo facciamo, li ricordiamo qui in questa Santa Messa. Romero, ucciso nel 1980 in Salvador mentre celebrava l'Eucaristia, una figura splendida di pastore, innamorato e attento alla sua comunità, soprattutto i più poveri. Ma tante e tante figure, magari poco conosciute, che hanno dato la vita per la gente, per le persone. E quindi oggi ci sentiamo in comunione con tutti questi fratelli e sorelle che hanno offerto la loro vita. Ci raccogliamo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, guarda la tua Chiesa che ricorda i missionari martiri che hanno donato la loro vita per il bene del Regno di Dio e per tutti noi. Dona anche noi la grazia di una testimonianza di vita forte e bella. Per Cristo nostro Signore. In questa messa ricordiamo alcune persone: Mario, che si trova in rianimazione, sta lottando per vivere la vita. Ricordo Roberto, che invece è uscito dalla rianimazione, e che saluto, e quindi sta recuperando piano piano. Ricordo in particolare però anche tutti i sacerdoti, permettetemi, i sacerdoti che hanno lasciato la vita in questi giorni: Don Fausto, in primis, siamo a Bergamo, e anche tutti gli altri confratelli che hanno lasciato la vita. E in particolare ricordo anche a Clara. Infine, una cosa bella, un ricordo e una preghiera particolare per Gabriele, che oggi compie il suo 84esimo compleanno. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000, era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse:
Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare ne risalano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risalano. E là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Con la tua presenza salvaci, Signore. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Con la tua presenza salvaci, Signore. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Con la tua presenza salvaci, Signore. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Con la tua presenza, salvaci, Signore. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betsatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo.
Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Mi colpisce questa immagine del profeta Ezechiele, stupenda, dove quest'acqua che esce dal santuario, da Dio, genera vita. Là dove arriva tutto rinasce, il pesce sarà abbondantissimo, gli alberi da frutto, su una riva e sull'altra. Sono immagini inequivocabili, chiarissime, di quello che accade a un uomo quando accoglie Dio nella sua vita, quando la luce di Dio, la Torah e lo Spirito di Dio arrivano nell'uomo, l'uomo fiorisce, improvvisamente rinasce la vita, anche se è vero, nell'arco dell'anno e nell'arco della vita si possono avere vari momenti di oscurità, di deserto, ma lo Spirito di Dio porta sempre nuovi germogli. E non a caso il Salmo, con la tua presenza salvaci, Signore. Significa che le mie energie prosciugate dalla vita e da questa vicenda nella quale ci troviamo, ho sentito anche alcune persone in giornata che stanno affrontando effettivamente prove molto difficili, situazioni che stanno richiedendo energie che sembra che non ce ne siano più, ma invece notate la parola del Signore cosa ci dice. Dio è per noi rifugio e fortezza. Certo, finché stai nella tua casa al caldo il rifugio non ti interessa, ma se sei in cammino in mezzo ai monti e devi arrivare al rifugio è un'altra cosa. Fortezza, la fortezza sia come qualità, sia come la fortezza sul monte, sulla roccia, che sta in un punto dove si domina tutto il territorio circostante. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Ecco la fede, amici, qui. Aiuto infallibile nelle angosce. Direi che ci siamo, come vedete. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Sono immagini chiaramente molto eloquenti, dove chi si fida di Dio trova energie per stare anche in mezzo alle situazioni più disdicevoli. E poi il Vangelo, che già un pochino avevamo visto ieri, e magari anche dopo ci ridiamo un'occhiata veloce, questo vuoi guarire. Ascoltando molte delle vostre reazioni e del vostro feedback, è interessante perché appunto la fatica, sapete qual è? È quella proprio di fermarsi alla domanda che Gesù fa. Vuoi guarire? Punto. Si risponde o sì o no. Al massimo non lo so. Ma la domanda è quella, non altre. Se tu inneschi questa domanda e la fai diventare preghiera e te la ripeti spesso e dai una risposta in ogni momento, adesso sarà un po' fatica, ma dai una risposta spesso, ecco che qui lo Spirito Santo, Gesù, può fare breccia in te. Può iniziare, però capite che non è una cosa immediata. E lì sì, perché poi dopo Gesù ha proseguito e gli ha detto alzati e questo si è alzato. Ma il processo di guarigione può essere un processo molto lungo, perché lo vedrai come un processo di integrazione, passatemi questa parola, armonia fra ciò che poi si può chiamare bene e male, fra ciò che è più maturo in te e ciò che è più immaturo. Quella parte di te che quindi ti mette il bastone fra le ruote, armonizzata con la parte invece più forte.
E si potrebbe andare avanti parecchio a illuminare questa situazione, magari un po' lo facciamo stasera. Però sicuramente il dono di Gesù è quello di riarmonizzare in te le tue parti, soprattutto la parte più fragile, perché non sia lei a dominare, a dominarti. Cioè, non la neghiamo, non la trattiamo male perché poi si fa peggio. La amiamo, la accogliamo. E con la presenza di Gesù iniziamo il cammino della salvezza, della guarigione. Un'ultima cosa, attenzione, in riferimento al Vangelo, è Gesù che fa sta domanda, non sei te che la fai, sia chiaro. Quindi attenzione a non pensare questa domanda come se te la stai facendo te. Te la fa lui, quel vuoi guarire, perché lui sa cosa sta dicendo. Lui in realtà ti direbbe: ti voglio guarire, non come domanda, ma come affermazione. Mi prendo cura di te. Tieni davanti quindi Gesù che ti dice queste cose. Mi raccomando, perché altrimenti diventa un processo presunto di autoguarigione che probabilmente è destinato a naufragare. Concludo questi miei pensieri rivolgendo la mia attenzione a Oscar Romero. Io avevo 15 anni quando lui è stato ucciso, ma quindi ancora non ne capivo molto, eppure però mi colpì questa morte di questo pastore sull'altare, proprio mentre celebrava l'Eucarestia. Penso che sia una morte, se devo scegliere, una morte stupenda per un sacerdote. Mentre offre la sua vita sacramentalmente, la offre realmente. Tanto che la perde, come Gesù proprio. E ricordo che poi negli anni successivi ebbi così, forse la curiosità di andare a cercare un po' meglio chi era questo Oscar Romero. Finché ci fu anche un film, e gli ricordo l'emozione enorme quando vidi questo film per la prima volta, perché si vedeva molto bene il cammino di quest'uomo. Non si nasce santi. E non si nasce pastori. Era una personcina così molto, molto inquadrata, diciamo. E infatti le prime volte che era stato nominato arcivescovo, insomma, qualcuno vedeva che quest'uomo era molto distaccato anche dalla gente. E lui quindi capite che ebbe poi un cambiamento, capì che strada facendo, a contatto con le persone, capì che non poteva essere pastore così, anche se la situazione era drammatica perché c'era questo regime oppressivo ed erano stati poi, fra l'altro, già vessati, colpiti, anche uccisi degli altri sacerdoti. E anche finché non venne ucciso un sacerdote molto amico, e da lì lui iniziò proprio a mettere proprio il turbo, scusate, a spingere sull'acceleratore. E iniziò a prendere le difese del popolo in una maniera tale che chiaramente non poteva non portare a una morte precoce. Ma la cosa bella di quest'uomo è che riuscì a leggere il Vangelo dentro la situazione e si lasciò convertire. A me è piaciuto per questo, questa storia, questa persona, e me la tengo sempre davanti agli occhi. Si è lasciato mettere in discussione dal Vangelo e dalla realtà in cui era, nella luce del Signore. E credo che questo sia una indicazione, un sentiero anche per tutti noi. Cerchiamo allora, amici, pur con le difficoltà, le preoccupazioni di questo momento, di vivere questa situazione nella luce del Vangelo e del Signore. Anche se abbiamo questa situazione che certamente non è ottimale, intendo dire proprio il fatto che io sto celebrando messa fisicamente da solo, ciò non toglie che la luce del Signore ci abita ed è la luce del Signore che ci aiuta a stare in questi tempi con la libertà, con l'amore dei figli di Dio, sapendo accogliere e accettare anche i momenti no, le ferite, le fatiche, il momento in cui perdi proprio tonalità. Ma se c'è la luce del Signore in te, non temere perché arriva la sua parola. Vuoi guarire? Alzati.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre Santo, i doni che ti offriamo a memoria dei santi martiri che hanno versato il sangue per la fede e concedi anche noi di perseverare nella confessione, nella testimonianza del tuo nome. In Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, a imitazione di Gesù Cristo, tuo Figlio. I santi martiri missionari hanno reso gloria al tuo nome e hanno testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio in Cristo Signore nostro. E noi, insieme agli angeli e santi, proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetemi tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai chiamato qui alla tua presenza a vivere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Gesù, il Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Francesco. Mettiamo nelle tue mani tutti i nostri cari che hanno lasciato questa vita, ma che crediamo vivi in Gesù. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli, San Oscar Romero e tutti i Santi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E con la fiducia dei figli, cioè di persone che alla domanda vuoi guarire dicono sì e che si lasciano poi prendere e alzare da Gesù, con questa fiducia ci mettiamo nelle mani di Dio dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da ogni male, concedi la pace a questi nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, sicuri in mezzo ai turbamenti, nell'attesa di incontrare il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore Gesù sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Padre, che ci nutri in unico pane e ci unisci in un solo corpo, fa che non siamo mai separati dall'amore di Gesù il Cristo, e sull'esempio dei missionari martiri possiamo vincere ogni prova nella fede del tuo Figlio che ci ha amati e ha dato la vita per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Come sempre ci fermiamo qualche minuto davanti al Santissimo in preghiera, proprio per portare meglio dentro quello che abbiamo detto, celebrato, vissuto.
anche se a distanza. E poi con chi desidera, ci vediamo stasera alle 21:30. Continuiamo a fare due chiacchiere così, come lo spirito ci dà. Ok? E domani, come sempre, alle 18, la Santa Messa sarà la solennità dell'Annunciazione, quindi anche domani una giornata molto molto particolare, e vi invito proprio a viverla nella luce di questa grande festa, nella luce di Maria in particolare. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, nei sempre, nei secoli,
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buona serata a tutti, a dopo alle 21:30.